Che c'è, signora? Signor? Il mio nome lo saprà a suo tempo. Ho promesso che dirò tutto, no? Bene. Ma perché si è fermato? Ho perso il filo. Devo riascoltare. Devo capire io per primo dove ho sbagliato. Ecco qua. Ti ascoltiamo. Lei può farne anche a meno. Si diverte? Sì, voglio confessare. Ma solo come se lo facessi a me stesso. Niente ping pong rituale dell'interrogatorio poliziesco. Niente duello verbale seminato di tranelli banali. Accumuliamo forze esplosive nel profondo della nostra esistenza. E un giorno ecco il sisma, il terremoto. Il mio si è scatenato l'altro ieri, nella capitale dove vivo, al mattino presto. Ancora lì, morta. Serve aiuto? No, no, grazie. Lasciavo dietro la vittima di un crimine che nessuno avrebbe potuto credere involontario e per il quale ero già condannato. Troppe volte lo avevo commesso nella mia fantasia. Un errore è peggio di un delitto, ha detto non ricordo quale personaggio della storia. Immagino si riferisse alle svolte decisive dell'esistenza umana, come quella da me vissuta fuggendo da una realtà o da un incubo peggiore della realtà, non assillato da rimorso, ma dall'angosciante tortura di sentirmi un ragno prigioniero della sua stessa tela. Con l'uomo del tic nella mini verde erano cominciate le persecuzioni. E ora mi sembrava che tutti sapessero. Thank you.
avevano tutti da ostacolarmi. Non avevo diritto al sorpasso. Per un po' di strada guidai a nervi più distesi. Sentii il bisogno di una sigaretta. E perfino di un po' di musica. Coincidenza? In un film, chi ci crederebbe? A me provocò una specie di collasso. Per fortuna, ecco la grande P di un parcheggio. Ancora una coincidenza? Una persecuzione nata dal mio cervello? L'incarnazione dell'incubo che mi aveva costretto a fuggire? Perché ci guarda a quel modo? Ma di che ti preoccupi? Come aveva fatto la Mini Verde a seguirmi nel parcheggio, se prima sulla strada mi aveva sorpassato? Quello continua a fissarci. Non farci caso. Questo l'uomo del TIC doveva spiegarmelo. Non avevo armi, ma l'avrei affrontato ugualmente. Smetterai di fare il prepotente. Sei insopportabile. Forse era la prova. Se mi avessero ancora seguito. Prima la piantiamo e meglio è. Sono stanca, basta. Vuoi ti ho detto, sono qui? Stufa. Sperai che anche quella persecuzione fosse finita. Ma quei due erano troppo indifferenti. Forse preparavano la prossima coincidenza. Volevo distanziare la Mini Verde il più possibile e poi svoltare in una strada secondaria per far perdere meglio le mie tracce. Mi fermai poco dopo in una cittadina. Dovevo placare la fame divorante che scatena in me, sempre, la tensione nervosa. Senti, allora venite, ti offro una pinta di birra, la bevo per due birre. Come va? Ma che bella combinazione. Si sbaglia, io non la conosco. Lei scherza, ma se a Londra ci incontravamo sempre, in quel bar di fronte all'agenzia di viaggi. Agenzia di viaggi? Non so cosa voglia dire. No? Beh, lo sa che lei allora era molto più simpatico, perché mi offriva sempre un bicchiere di birra. Se è per questo, per favore, un'altra birra. No. Accetto la sua birra solamente se lei mi dice perché le secca tanto che io l'abbia riconosciuto. La vuole o no questa birra? Sta scappando?
Forse la sta inseguendo la polizia? Ma che le prende? Io scherzavo. Senta. Un altro mostro. Un altro persecutore. Ma questo veniva di lontano. Da un'altra mia vita che credevo ormai dimenticata. Senta, io non volevo, sa? Mi ascolti, mi fermi. Un momento. Senta. Nessuno mi ha mai trattato così. E se lei non mi fa delle scuse, apra, le dico. Ci penso io. A lei è pazzo. Fermo, detto. Mascalzone, se ti metto nelle mani addosso, ti insegno io a vivere. Esci, ti dico. Fermo. Bravo, giusto in te.